dire che ora siamo con il mister Nico Porca del Priolo del Gallo. Allora mister, partiti malissimo, una partita un po' bruttarella, e un rigore sacrosanto secondo noi, forse troppa frenesia oggi per i tuoi ragazzi che la volevano vincere insomma a tutti i costi. Sì, sì, c'è entusiasmo, c'è la frenesia di vincere la partita, però in campo c'è anche l'avversario, non ci siamo solo noi. Abbiamo trovato un avversario ordinato, sistemato, che si mette tutti dalla linea della palla, e trovare i pertugi giusti non è facile, ecco. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno avuto pazienza. L'unica pecca, abbiamo preso quel gol, ma delle volte andiamo troppo a 2000, dovremmo un pochettino gestirci meglio, però stiamo migliorando sotto questo punto di vista, altrimenti queste partite non riesci a ribaltarle. Oggi è stata una prova importante, molto importante, perché i ragazzi comunque sono andati sotto e hanno ribaltato una partita difficile contro una squadra, ripeto, che aveva solo due under in campo, ben organizzata, ben messa. Non era facile, però alla lunga secondo me ha vinto la squadra che meritava di vincere. Abbiamo rischiato anche nel finale il pareggio, insomma bisogna crescere sotto alcuni punti di vista, ma ci sta, ci sta. Mister, soprattutto non mollare mai anche quando magari sei di due gol avanti, perché poi alla fine appunto puoi rischiare la partita. Ma sì, non si bisogna mollare mai, il motto è sempre quello, no? Non bisogna mollare mai, bisogna stare sul pezzo, lottare, ci godiamo il momento fantastico che stiamo vivendo, però bisogna restare coi piedi per terra, perché come vedi nessuno ci regala niente a noi, i punti che abbiamo li abbiamo conquistati sul campo, col lavoro e con la dedizione quotidiana, perciò dobbiamo continuare a lavorare, raggiungere il più possibile la quota salvezza e dopodiché vediamo. Mister, a me non piace tanto parlare degli arbitraggi, però oggi magari in maniera particolare, forse in queste categorie magari bisognerebbe mandare arbitri un po' migliori, visto anche il posizionamento del Priolo, che attualmente è il terzo e si può giocare una fetta di campionato. Allora, non piace a me completamente giudicare gli arbitri, non è il mio lavoro, spero che c'era qualcuno di competenza che ha visto la partita, voglio dire, le immagini poi parlano da sole, però non si può non dare un rigore del genere. Un po' di confusione, c'è stato, è andato un po' in confusione forse il direttore, però ripeto, non sta a me giudicare, i ragazzi devono lavorare anche su questo, noi non possiamo cercare alibi né con gli arbitri né con i guardalini, sono esseri umani, sbagliano come noi dobbiamo pensare a lavorare, giocare anche contro dei possibili torti, ci sta, fa parte del gioco, del calcio. Perciò anche quello ha influito sul nervosismo, però ripeto, noi dobbiamo pensare a giocare, non possiamo metterci con gli errori arbitrali, con gli errori dei segnalini, questo va oltre, se vogliamo crescere, se vogliamo fare qualcosa di più, però ci siamo, i ragazzi hanno lottato, sono in palla, ci siamo anche bisticciati in campo, ci sta perché nessuno ci sta a perdere, bene, mi piace. Questo clima, spero di aver raggiunto la mentalità giusta, però dobbiamo lavorare, continuare a migliorare, a sviluppare il gioco e a dare fastidio, noi dobbiamo dare fastidio, non abbiamo nulla da perdere, perciò il Priolo di certo oggi deve essere attenzionato un po' da tutti, perché non siamo messi lì per caso. Mister, oggi l'Avola ha perso, non sappiamo il Vittoria, non ho notizie, non so se... Il Vittoria ha vinto, sì. Vittoria ha vinto, okay. Quindi dopo Vittoria e Avola ci sta benissimo anche il Priolo. Ma la classifica e il campo dice questo, ripeto, a noi non ci ha regalato nessuno niente, perciò ce lo prendiamo, se lo prendono i miei ragazzi e tutti quelli che lavorano con noi quotidianamente, che vi posso garantire c'è un lavoro immenso dietro, fanno una fatica immensa, dal presidente che fa dei sacrifici immensi, ma io questo lo dedico a tutti i miei ragazzi. In particolare al signor Fruci da Palermo, che oggi ha fatto un bel gol. Ma anche buon accorso, sì, ma Peppe ce li ha questi numeri, però bisogna continuare a lavorare, ecco, bisogna continuare a lavorare. Mister, complimenti anche oggi per la vittoria. Grazie. A fine gara siamo con Giuseppe Buonaccorso. Allora Giuseppe, partiamo da lì, da quella perla semi rovesciata, gol del pareggio che poi ha sbloccato la partita, e ti sei trovato al momento, l'hai pensato oppure hai detto ci provo, se riesco faccio un euro gol? No, mi sono trovato lì, è stato puro istinto, ho pensato anche che ero in fuorigioco, però l'importante è prima metterla dentro e poi vedere la conseguenza dell'azione, è andata bene,
abbiamo fatto l'1-1 e poi subito dopo ho fatto un gran gol, il mio collega Giuseppe Fruci sul calcio d'angolo, è andata bene. Era una partita difficile perché loro erano messi bene in campo, poi gente d'esperienza, gente grande. Questa partita in qualunque modo la dobbiamo vincere, con le belle o con le cattive. L'importante è che abbiamo conquistato i 3 punti che erano fondamentali. Giuseppe, tu questi numeri ce li hai, quindi magari tra virgolette ti è venuto un po' facile, diciamo così, per battuta. Sì, ma ripeto, scherzando anche con i miei compagni di squadra, durante l'allenamento faccio sempre le rovesciate, loro mi dicono ma hai quasi 30 anni, smetti. Invece in partita, e poi mi dicono anche la domenica, infatti oggi li ho fatti stare zitti, però l'importante è il collettivo, la squadra ha fatto bene. Questa è la 6ª vittoria consecutiva, vittoria storica, il Priolo ha fatto un record, però ripeto, la partita più importante ora è domenica contro il Vittoria fuori casa, con non so quanti spettatori sono, ma tanta roba. Giuseppe, le partite naturalmente si devono sempre giocare, nonostante si va in un campo difficile, contro una squadra molto forte. Avranno gli ultra, perché ricordiamo il Vittoria ha fatto anche la Serie C, quindi è inutile ricordarle comunque, ma voi vi farete sicuramente trovare pronti come sempre. Assolutissimamente, anzi noi stiamo aspettando questa partita da tanto tempo, perché giocare in un campo del genere ti emozioni, anche se sei in promozione, però vedere la curva, i tifosi, sogni, in quel momento sogni. Giuseppe, come ci sente terzi in classifica? Noi siamo con i piedi per terra, il nostro obiettivo intanto è la salvezza. Noi siamo là, noi ci alleniamo come sempre abbiamo fatto, e ci impegniamo ogni giorno. Domenica facciamo la nostra partita come l'abbiamo fatto oggi. Non abbiamo paura di nessuno, anzi sono loro che devono avere paura di noi, perché noi siamo tutti ragazzini. Il più grande è Mario D'Alessio e il secondo sono io, che ho 26 anni, quindi ripeto, non abbiamo paura di nessuno, l'abbiamo dimostrato oggi e lo dimostreremo anche domenica. Giuseppe, naturalmente complimenti, se hai una dedica da fare per questo super gol anche oggi? Ho dedicato il gol a mia mamma e poi sottinteso sempre a mio padre. Ci associamo ovviamente, sicuramente. Lui ha spinto il piede magari. Sì, il piede sinistro, quello lì, lui sa. Perfetto, Giuseppe, complimenti sempre, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille.